Vendere una casa non è un'operazione così semplice. Inizi spulciando sui portali immobiliari casi simili alla tua per farti un'idea del prezzo che potresti realizzare. Poi contatti un agente per farti un'idea del mercato. Guarda caso, gli immobili che prendi a paragone sono sempre quelli col prezzo più alto, senza approfondire da quanto tempo sono in vendita o se ce ne sono altri simili, magari ad un prezzo decisamente inferiore. Mentre fai tutte queste valutazioni, giustamente, ti prendi un po' di tempo per non decidere in fretta. Tu non vuoi perdere tempo e denaro, vero? Ma molte volte accade che la vendita di una casa è la conseguenza di qualche cambiamento nella nostra vita. Un matrimonio, una separazione, un altro figlio. Spesso è difficile, se non impossibile, preventivare o anticipare questi eventi. Così ci si trova quasi all'improvviso ad essere presi dall'urgenza di vendere e accade quasi sempre che non si ha alcuna idea di quanto si riuscirà effettivamente a incassare. Tratto case da 10 anni e la mia esperienza suggerisce che se ne intendi veramente vendere la tua casa ci sono 5 punti che non puoi prescindere, oppure è meglio lasciar perdere. Primo, se non sei sicuro, se non sei convinto di vendere, non sei pronto. Lascia perdere, fai altro. Secondo punto, hai un piano per il momento in cui dovrai consegnare la tua casa? Voglio dire, vendi perché devi riacquistare. Hai già individuato la tua nuova casa? E se le cose non si incontrassero come vuoi tu, che fai? Smetti di vendere? Lascia perdere, tu non vuoi vendere, ma solo sperare in un'opportunità che francamente è piuttosto remota. Per vendere seriamente la tua casa devi avere come unico obiettivo incassare una caparra da versare poi sulla casa che ti interessa, per bloccarla. Così se la tua vendita saltasse, non per colpa tua, chi perderà denaro non sarai tu, ma il tuo acquirente. Terzo punto, il giusto valore della tua casa lo conosce chi tutti i giorni sta sul mercato, vede immobili, raccoglie richieste, stipula dal notaio e sa riconoscere chi è motivato e fa sul serio e chi invece cerca il terno al lotto. Molti attendono l'amatore, figura mitologica, che compra case pagandole il doppio del loro valore. Un pazzo, insomma. Ti farò una confidenza, in tanti anni non ne ho mai visto uno. Non esiste e se lo aspetti ti faccio tanti auguri. La storia vera la conosce chi parla con i potenziali acquirenti e sa bene cosa vogliono e a che prezzo. Tu quanti clienti incontri ogni giorno per farti un'idea del giusto prezzo di casa tua? Tra venditore e acquirente il più informato è sempre l'acquirente. Prima di vedere la tua casa ne ha viste almeno 5-6 come la tua e sa già qual è il suo prezzo realistico di mercato. Non si lascia incantare dalle finiture, ha un proprio gusto estetico e sta pur certo che vorrà rifare molti dettagli a suo gusto e piacimento. In fondo, non hai fatto anche tu la stessa cosa? Quarto punto, cosa intendi fare per promuovere la tua casa? Delle belle foto? Degli annunci su qualche portale? Dei volantini? Ottimo! Sappi che con questo metodo si vendono meno del 10% della casa sul mercato. Gli annunci dei privati su maggiori portali, quelli più visibili, sono solo il 5%. Prova a fare una ricerca se non ci credi. Veramente vorresti tentare la sorte? Perché di questo si tratta. Avendo 90 probabilità contro le tue 10 per quella che probabilmente è la transazione più importante della tua vita? Se bastasse questo per vendere una casa, il mondo dei professionisti immobiliari non esisterebbe, invece esiste. Quinto e ultimo punto. Pensi di affidarti a qualche agenzia? Ottima scelta! Un bravo agente è l'investimento migliore che puoi fare per vendere la tua casa. Però deve essere un investimento e non un costo, altrimenti hai ragione a voler vendere da solo. Se l'agenzia che scegli fa le cose che faresti tu da solo, foto e portali immobiliari, cambia agenzia. Cerca un video agente immobiliare, come me. E per finire, secondo te è più facile vendere la tua casa da solo, affidandola a tutti e generando caos e svalutazione del tuo immobile, o affidandoti ad un solo referente di fiducia, ma avendo decine di altre agenzie che lavorano per te? Risposta esatta. Se stai pensando di vendere casa o stai ancora tentando di vendere senza successo, vale la pena dedicarmi 10 minuti del tuo tempo. Così potrò spiegarti nei dettagli cosa farò per te, cosa significa vendere casa e non aspettare che qualcuno te la compri.